Allora a tutti, io sono Valentina e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente vi mostrerò i regali che ho ricevuto il giorno del mio 18esimo, ma prima di questo voglio assolutamente parlarvi della festa. Come molti di voi sanno, io gli anni li compio il 4 di gennaio, però per i miei 18 anni ho preferito festeggiarli ufficialmente il 31 di maggio. Quindi vi chiederete perché io abbia aspettato così tanto tempo per festeggiarli ufficialmente. Tranquilli, ora vi spiego tutto quanto. Ho festeggiato il mio compleanno il 4 di gennaio insieme ad alcuni miei amici. Ovviamente ho fatto una cosa molto piccola perché volevo solamente stare insieme a loro, quindi io e la mia famiglia abbiamo acquistato una torta al cioccolato e anche qualche addobbo giusto per celebrare il compleanno. Invece il 31 di maggio ho festeggiato ufficialmente il mio compleanno con tutti i miei amici più cari e voi non potete immaginare quanto io fossi preoccupata per quel giorno, sia per i preparativi, sia per la scelta degli abiti, sia per il luogo e tutto. Voi non potete capire quanto io ero preoccupata per quel giorno, soprattutto perché ero al centro dell'attenzione e io odio essere al centro dell'attenzione. Bene, ora vi spiego i preparativi. Il posto che ho scelto era un'immensa sala bianca che si affacciava sulla piscina e per potervi accedere bisognava sperare che non piovesse quel giorno, perché sennò avremmo dovuto festeggiare solamente all'interno della sala. Che dico, era bellissima, perché quando sono entrata me ne sono perdutamente innamorata. Però il punto di forza era proprio la piscina. Per quanto riguarda il vestito, invece, ci stavo pensando già da un po' di tempo, forse da un anno. Da quando ho compiuto 17 anni, sicuramente ci stavo già pensando al mio 18esimo. Però ne volevo scegliere due. Il primo è questo. Vi lascio qua una foto, ragazzi, di foto ne ho tantissime. Nel rullino della telecamera ne avremo almeno 1200 e non servirebbe neanche un video per mostrarvele tutte. Ci abbiamo messo un bel po' a sceglierlo perché, per quanto riguarda la forma dell'abito, ero certa di volerlo lungo. Con lo scolabarca. Per quanto riguarda il colore, è stato un problema perché ero indeciso tra il rosa, perché è il mio colore preferito, il nero, perché è un colore elegante, il rosso, perché è un colore che si nota subito, che si distingue insomma dagli altri. Anche gli altri sono dei bellissimi colori, però il rosso è uno di quelli che noti subito. E poi l'azzurro. Alla fine, poi ho scelto l'azzurro perché è un colore che trasmette positività e freschezza, e poi perché fa risaltare il colore dei miei occhi. Quindi ho fatto bene a scegliere perché poi tutti mi hanno fatto un sacco di complimenti. C'è chi diceva che somigliavo ad Elsa Frozen, infatti mi facevano le battute: adesso congelami la piscina! E oppure mi dicevano che somigliavo anche a Louise Bridgerton. E poi mi hanno detto anche che assomigliavo a Cenerentola. Tra l'altro, la mia principessa preferita della Disney. Super contenta. Che poi una cosa divertente è che qualche settimana prima della festa, Katy Perry, la mia cantante preferita, aveva messo un post in cui mostrava il suo nuovo abito di Cenerentola. Infatti lì mi sono chiesta: non è che per caso Katy Perry sa qualcosa della mia festa? Perché io l'avrei anche imitata. E vabbè, è stato troppo divertente sapere che anche Katy Perry aveva indossato e acquistato il vestito di Cenerentola. Parlando sempre del primo vestito, questo l'ho abbinato a delle scarpette argentate, giusto per ricordarmi della favola di Cenerentola. Peccato che poi il Primice Azzurro non si è presentato, però pazienza. E poi ho messo anche una coroncina. Ah, quanto tempo ho impiegato a scegliere la coroncina, perché anche lì c'è stato un lavoro lunghissimo. Invece, per quanto riguarda il secondo abito, hanno preso uno nero un po' appiattillato per distaccarlo dall'altro, in modo tale che si vedesse proprio la differenza. Questo l'ho indossato al taglio della torta. E poi, ovviamente, ho cambiato anche le scarpe, ne ho messe di più alte, nere, e i capelli li ho sciolti. La fortuna ha voluto che i capelli rimanessero mossi. Stavo molto bene, ero molto felice. Perfetto, finalmente vi parlo della giornata. Noi siamo arrivati prima rispetto agli invitati perché comunque dovevamo sistemare alcune cose, però rimasta ammaliata dalla sala perché era veramente bella. Il colore della piscina, ragazzi, era uguale, identico a quello del mio vestito. Sembrava veramente che l'avessi fatto apposta. E poi, vabbè, quando sono arrivati tutti gli invitati, abbiamo dato inizio al brindisi di benvenuto. Abbiamo iniziato a chiacchierare, un po' a ballare. Poi, quando è arrivato il primo, lì è stato un pochino imbarazzante. Speravo che tutti si stessero divertendo. Infatti, nel mio tavolo tutti chiedevano: Vale, ma stai bene? Sei tranquilla? Io: sì, tranquillissima. Poi, finito di cenare, abbiamo iniziato a ballare e
nel momento in cui tutti si sono riuniti intorno a un cerchio, io ero lì, ho detto ok, è il mio momento. Quindi io mi sono buttata al centro del cerchio e ho iniziato a volteggiare. E il mio vestito era stupendo perché la gonna cominciava a girarmi intorno, continuava ad aprirsi, era stupenda. L'ho rifatto almeno altre 4 volte, così avevamo anche il ricordo nella telecamera. E poi è arrivata la torta. Vi lascio qua un'altra fotografia. Bellissima. Ovviamente lì abbiamo scattato un sacco di fotografie tra i vari gruppi, abbiamo fatto una foto di gruppo tutti insieme, io singola, io una con la famiglia, una con mia sorella, un sacco di foto. Oddio. Vai, soffia, soffia. Discorso, 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 discorso. Quando hanno fatto tagliare la torta, io poi cosa ho fatto? Sono scappata un attimo dalla sala, sono andata in bagno insieme a mia madre e mia sorella, che mi hanno aiutato a cambiarmi di abito, e perché volevo appunto fare l'effetto sorpresa, perché è stato poi divertente, perché poi mia sorella mi ha preceduto e mi ha detto adesso cerco di attirare l'attenzione nei tuoi confronti, quindi mi ha preceduto e è entrata prima di me nella stanza e ha detto guardateli qua, urlando davanti a tutti. Quindi quando tutti si sono girati per guardare l'ingresso, sono entrata io e con questo nuovo abito e nuova acconciatura, allora tutti hanno iniziato ad applaudirmi dicendo wow che bella che sei bellissima. Ero stra in imbarazzo, ma ero contentissima, è stato proprio bellissimo quel giorno, me lo ricorderò per tutta la vita. Poi è arrivato il momento dei regali e ora vi mostro, ragazzi sono stupendi, sono wow, sono molto contenta. Io direi di partire con questo che mi ha fatto una delle mie più grandi amiche che conosco da 5 anni. Mi ha preso questo punto luce. Questo invece me l'hanno fatto due miei amici con cui ho creato un gruppo Discord nel 2020. Eccolo qua, ora lo apro. Wow, un bellissimo braccialetto dorato, molto carino, guardate. Invece questo me l'hanno fatto due miei compagni di classe. Anche qua ragazzi l'imbarazzo quando ho aperto i regali. C'è stato un momento in cui non mi ricordavo più come si togliesse il fiocco, quindi ho fatto il doppio nodo. E mi hanno regalato questi due bellissimi orecchini a forma di cuore e fucsia sono. E loro mi conoscono molto bene perché sanno che io adoro il fucsia. E concludiamo invece con questo regalo che mi hanno fatto invece gli amici con cui esco quasi ogni sera. Mi hanno regalato una cosa di Vivienne Westwood. No spoiler, ora lo apriamo insieme. Mi piacciono un sacco le cose di Vivienne Westwood. Sono molto eleganti. Guardate. Oh, ok, guardate. Oh, bellissima. Guardate che bella, davvero stupenda. Molto elegante e raffinata. Mi piacciono un sacco questi regali, io veramente ringrazio un sacco i miei amici per tutto quanto. Bene ragazzi, questo era il mio 18esimo, spero tanto che vi sia piaciuto, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, ditemi anche qual è stato il regalo che più vi è piaciuto. Noi ci rivediamo con un prossimo video, ciao!